Allora, in realtà noi abbiamo scelto loro due non solo per il nome che hanno, ma per la funzionalità nei confronti del brano, perché diciamo che basandosi tanto sul ritmo, si vede pure dalla performance, abbiamo pensato subito alla batteria per antonomasia, che non è solo tecnica, non è solo la sua parte da virtuoso che ci azzecca tanto sul pezzo, ma la sua musicalità, del suo modo di suonare. E infatti quando io l'ho chiamato per chiedergli: maestro, ma ti andrebbe di fare l'ospitata con noi a Sanremo nella serata degli ospiti? E ho detto: mandami il pezzo. Io gli ho mandato il pezzo e lui si è presentato in sala prove con questi elementi di batteria. Tra l'altro, te lo potevi portare, Tullio? Lo potevi portare il cosino della... C'è nella borsa che ha Gabriele. Ha fatto costruire, o ha costruito, non lo so, degli elementi di batteria ad hoc per il pezzo. Li faccio io. Li fai tu. Anche i piatti, non sono dei piatti normali. Le costruisci. Una seccata, una gollanata. Perché il pezzo essendo un 74 bpm, ma noi lo ragioniamo a doppio, diciamo che è molto veloce come ritmica, e quindi lui ha immaginato sia in tonalità con il brano per i tom che per la lunghezza del suono del rullantino che si è portato dietro, che tutta l'orchestra gli ha chiesto: ma che cos'è questa cosa? Ha stuzzicato la curiosità di chiunque, però erano proprio elementi costruiti ad hoc per la canzone, quindi con dei suoni cortissimi. Eccolo lì. Questo. Ha un volume assurdo, quindi non necessita neanche di microfono. E questo l'ha ricavato dalla porta di casa, no? Cos'è? Se no, ti mette la cucina. Comunque la cosa più bella è che ci divertiamo, ragazzi. Capite? Chi si può fare? Divertirsi. Infatti che diciamo che alla base di tutto c'è il divertimento. La vita è bella, qua dobbiamo godere, dobbiamo sorridere, non si sorride più. Regalare un sorriso agli altri è la cosa più saggia che possiamo fare per noi stessi. Dai, regalare il sorriso. E poi Enrico Nigiotti, che in tantissimi conoscono come un grande cantautore, ma io conosco anche come un grande musicista, perché ha una mano super blues americana, ispirata un po' al mondo di Stevie Ray Vaughan. È quella roba lì che mi sentivo tanto di portare nel brano, perché il brano nella versione di Sanremo ha un inserto strumentale in cui io faccio da solo, ma stasera lo cedo a lui. Vai di giù! Allora, buonasera a tutti. Sono contentissimo di far parte stasera di questo duetto, perché trovo che siano... hanno il brano più fresco sicuramente in questo Sanremo, e credo che sia un grande brano. Io ho ascoltato il brano e non è per niente di parte, ragazzi. No, è vero. Però insomma sono proprio felice di star qua. Tra altre cose, l'altro anno ho provato a venire nei giovani, non mi hanno preso, quest'anno ci vengo da ospite, quindi siamo contenti di essere per te anche un'opportunità. Infatti quando poi gliel'ho chiesto in una delle nostre serate di musica e birrette a Milano, gli ho detto: ma ti andrebbe di fare l'assolo di chitarra? Resti? E lui mi ha risposto: certo, e vengo. Livornese doc. Oh, via!